Istantanee di una festa da celebrare. Andria si prepara all'appuntamento di domenica per far riesplodere la gioia per la promozione in Lega Pro. Un primo assaggio si era avuto domenica scorsa al rientro della squadra da Cava dei Tirreni, ma sarà tra tre giorni che in città si potrà celebrare il gruppo, dirigenti, tecnici e giocatori, protagonista del ritorno in appena due anni nel calcio professionistico. Sarà il biancazzurro il colore dominante e si annunciano spettacolari le coreografie già a partire dalla sfida del pomeriggio al degli Ulivi contro il Biceglie, mentre sabato mattina la squadra sarà ricevuta dal sindaco Nicola Giorgino a Palazzo di Città. Il derby di campionato, la Fidelis Andria ha intenzione di onorarlo sino in fondo, nonostante si tratti di un allenamento agonistico per la squadra di Favorin, proprio per non rovinare la festa che avrà il suo primo momento con la consegna del trofeo alle squadre che vincono il campionato. Per questo il tecnico dei biancazzurri schiererà i titolarissimi di questo torneo, rimandando la possibilità del turnover all'ultima gara della stagione regolare contro la Gelbison tra una decina di giorni. Stagione che per la Fidelis Andria avrà un ulteriore appendice con il mini torneo che assegna lo scudetto della Serie D. Da domenica 17 maggio la Fidelis sarà in campo nel triangolare del primo turno contro le formazioni vincitrici dei gironi I e G, rispettivamente Acragas e Lupa Castelli Romani. In caso di passaggio del turno prolungherà la stagione sino al 28 maggio con la semifinale e se si dovesse spingere in fondo alla pool scudetto disputerebbe la finale il 30 maggio.